Asili e corsi di recupero sono già partiti ed è iniziato il conto alla rovescia per la riapertura di tutte le scuole. Resta il nodo dei trasporti, anche se è stato raggiunto un accordo per la capienza dell'80% dei mezzi pubblici, che però non soddisfa il Veneto. C'è questo accordo sull'80%, ma diciamo che non ci soddisfa, visto e considerato che in questa fase noi chiedevamo l'applicazione della carta di circolazione, quindi la capienza della carta di circolazione, cosa che non è avvenuta. Adesso stiamo valutando il da farsi rispetto a tutto questo. Certo è che questo avrà un peso sui bilanci delle società e anche rispetto ai disagi che si creano ai cittadini. La capienza massima potrebbe essere consentita al 100% delle possibilità dei mezzi solo per percorsi molto brevi. Noi pensiamo che debba essere interpretato con un minimo di elasticità, tanto è vero che adesso ci stiamo ancora confrontando, confondendo rispetto anche a queste varianti, a queste deroghe che potrebbero aiutare ovviamente a fare in modo che magari l'ultimo tratto della corsa, del treno piuttosto che del pullman, non possa andare al 100%.